Ciao ragazzi, oggi prepariamo una palma per la Domenica delle Palme, che è domani. Per farla ci servirà un bel foglio da disegno di un album. Io utilizzerò i pennarelli, ma voi potete utilizzare tutto quello che avete in casa, matite, pastelli, pennarelli. Prendiamo un lapis e facciamo intanto il nostro disegno. Una parte centrale sottile. È lunga, prendetevi tutto il tempo, io sono veloce, ma voi prendetevi tutto il tempo che volete. Piano piano va a restringere fino in cima, piano 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 piano, così sottile 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 fino a che non sparisce. Ecco fatto. Adesso facciamo le foglie. Voi prendetevi tutto il tempo e non fate caso se io sono veloce. Le foglie devono essere lunghe e sottili, ma non necessariamente una uguale all'altra. Anzi, iniziamo più o meno da questa altezza e facciamo una bella foglia lunga e lanceolata, così come ci hanno insegnato le maestre. Adesso cercheremo di farle sempre più piccole fino ad arrivare in cima, a dare una forma un po' piramidale. Non ha importanza se qualcuna vi viene un po' meglio e qualcuna un po' peggio. C'è qualcuna un po' più corta dell'altra, non ha importanza, perché in natura niente è perfetto. E poi facciamo la punta. Benissimo, giriamo un po' il foglio che così ci agevola un po' il disegno. E fra una foglia e l'altra ne facciamo un'altra. Sempre lunghe e lanceolate. Questa volta dovranno essere un pochino, sempre un pochino più grandi. Fatto. Quando sarete soddisfatti del lavoro, e io lo sono abbastanza, prendiamo un marrone chiaro per fare la parte centrale. Iniziamo dal fondo e andiamo piano piano con pazienza fino all'ultima foglia. Facciamo anche l'altro contorno. La parte finale sarà solamente il tratto del pennarello della matita. Ecco fatto. Siete soddisfatti? Io sì. E adesso iniziamo. Prendiamo il pennarello verde e disegniamo così. Facciamo il contorno della foglia, poi la suddividiamo più o meno a metà e coloriamo. La parte inferiore. La parte bianca la coloreremo di un bel verde chiaro.
Prendetevi tutto il tempo, non fate caso se io sono veloce. Dividiamo la foglia più o meno a metà e coloriamo il resto. Un bel contorno, dividiamo a metà e facciamo il resto. Prendo il pennarello verde, più chiaro, e guardate che bell'effetto che viene. Molto naturale. Visto? Sembrano vere. Andiamo avanti. Faccio il contorno, divido a metà, faccio il contorno così e coloro la parte inferiore. Prendo il pennarello verde più chiaro e faccio e coloro la parte superiore. Guardate che bell'effetto naturale che viene. Proseguo. Voi prendetevi tutto il tempo. Divido a metà e coloro la parte inferiore. Prendo il verde chiaro. Completo le foglie. Visto com'è semplice? Voi a colorare sarete sicuramente più bravi di me. E più precisi. Ecco fatto. Adesso faccio la foglia superiore. Così faccio il contorno, divido anche lei a metà, coloro il verde più chiaro. Adesso inizio dall'altra parte, questa volta però il verde chiaro sarà dalla parte superiore, esattamente al contrario. Giro il foglio così mi aiuto un po' e faccio il contorno, suddivido e coloro. Suddivido e coloro. Vedete, è al contrario rispetto all'ultima foglia ed è uguale alle foglie dall'altra parte. Lo divido a metà e coloro. A metà e coloro. Vedete, non sono precisa, proprio perché l'idea è quella di restituire una naturalezza alle foglie.
Guardate come vengono bene. Visto che belle? Ecco fatto, siamo alle ultime due, divido un po' in mezzo. Coloro. Cercando di essere precisa, naturalmente. Fatto. Poi prendo un bel verde chiaro. Finisco di colorare le mie foglie. Fatto un bel effetto naturale e la nostra palma da far benedire domani è pronta. Ciao ragazzi, buon lavoro!